Intanto per leggere delle cose di Grosseto che non sa anche tante volte, perché qui ci sono delle storie raccontate dalle persone, alcune che le sappiamo, le conosciamo, però magari di come sono andate a finire certi personaggi, certe storie, poi anche impressioni di personaggi, di come le persone hanno visto in maniera diversa anche certi luoghi, certe situazioni, certi racconti particolari, per cui tra l'altro hanno collaborato persone appunto un po' di tutte le età, perché noi abbiamo magari non giovanissimi, però si va dai 40 agli 80 anni comunque, quindi ci sono sì dai 40 agli 80 grosso modo, e quindi ci sono persone che raccontano le stesse e lo stesso luogo visto in epoche diverse, e quindi è completamente cambiato, oppure raccontano di certi personaggi, cioè Cosimini per esempio, raccontano come era, come l'hanno vissuto questa trasformazione, oppure c'è chi non l'ha proprio mai visto in un altro modo, che non si rende conto. Qui c'è invece una fotografia del Palazzo Cosimini, che infatti mia figlia mi ha detto, ma perché era così? In effetti è vero, perché c'è tutta una generazione di giovani che tra l'altro non ha scritto nel libro, cioè i giovani non è che hanno scritto nel libro, i giovani diciamo sotto i 35, però partecipano, leggono il gruppo Facebook, quindi hanno imparato anche loro tante cose, cioè il motivo per cui è interessante leggerlo è perché qui ci sono tantissimi grossetani che hanno scritto, e che hanno scritto in maniera del tutto spontanea, cioè quello che veniva loro in mente, a volte ci sono stati veri e propri dialoghi, però poi appunto per forza di cose è stato ridotto, perché da 2000 pagine è stato ridotto a 170, ma ci sono ricordi anche di famiglie, per esempio ci sono tanti ricordi di Ettore Bianciardi, Ettore Bianciardi è il figlio di Luciano Bianciardi, che lui ha vissuto qui fino all'età della piena maturità e poi se n'è andato, però è molto legato alla città, infatti appena è nato questo gruppo ha partecipato subito, tant'è vero che poi io gliel'ho mandato il libro perché mi faceva piacere, e ha partecipato con dei racconti suoi della sua infanzia e quindi di come lui ha vissuto la città, quindi c'è per esempio il racconto di quanto erano per stati cinema, che ora purtroppo in effetti è un po' ridotta la cosa, però sì, allora ce n'erano tanti e quindi tutti raccontano le loro esperienze da ragazzi, di quando appunto andavano al cinema, di quando andavano al teatro e soprattutto anche esperienze scolastiche, ci sono tanti ricordi di insegnanti, di professori, di maestri, appunto qui non ci sono tutti, ma praticamente le scuole di Grosseto sono state nominate tutti, perché da un ricordo è andata un altro, cioè è stato come conversare praticamente in una grande stanza dove c'eravamo tutti, e quindi poi una persona ricordava una storia di Grosseto oppure una sua, un suo ricordo, e l'altro diceva sì però io me lo ricordo in modo diverso, per esempio ora non c'è qui, ma del liceo classico di Grosseto ci sono stati molti che hanno parlato, e alcuni se lo ricordavano come un'esperienza molto piacevole, molto interessante, qualcuno un po' meno, diceva ma io me lo ricordo in un altro modo veramente, capito? Dipendeva, e quindi dipendeva da tante cose, anche da professori, quindi da come l'abbiamo vissuto ognuno. E quindi è bello anche questo, vedere punti di vista diversi, sia in tempi diversi, perché chiaramente una persona che ha ora magari 40 anni e che ha raccontato una cosa di 20 anni fa, è ovvio che ha un punto di vista diverso rispetto all'ottantenne, che appunto è quello che dice, certo però quando c'era il sindaco Pollini, perché magari se lo ricorda bene, ma era anche molto più giovane, e quindi secondo me poi ci sono dei ricordi che riguardano, che fanno anche la nostalgia, no? Cioè anche non volendo, cioè non è che uno è chiaro che le cose di tanti anni fa a volte sembrano molto meglio, qualche volta lo sono, a volte